Cattedra UNESCO sullo sviluppo sostenibile e la promozione del territorio è stata istituita nel 2010 presso l'Università di Torino. La cattedra è coordinata dal rettore dell'università, che è il chair appunto della cattedra, ma è coordinata da uno staff di docenti dell'Università di Torino che si occupano da tempo di sviluppo sostenibile. Gli obiettivi della cattedra sono tre. La prima è la formazione, ossia la possibilità di fornire strumenti educativi e formativi, soprattutto alle giovani generazioni, per migliorare la comprensione e per interagire sui problemi della sostenibilità ambientale che implicano i problemi del cambiamento climatico, la transizione energetica, il problema di avere un cibo più salutare e con meno impatto ambientale, il problema dei trasporti, la questione della giustizia ambientale, il problema della biodiversità. Ora, tutti questi elementi stanno all'interno di questo cappello della sostenibilità ambientale o dello sviluppo sostenibile e l'attività principale della nostra cattedra è quella di fornire una formazione per migliorare la conoscenza e l'informazione su queste problematiche. Un secondo obiettivo è quello invece della ricerca, cioè andare in profondità, riuscire a scovare quali sono i meccanismi che hanno fatto sì che questi ampi campi di attività umana diventino una minaccia per l'ambiente. Il terzo elemento invece è la disseminazione dei risultati della ricerca e la promozione a livello degli attori, degli agenti del territorio, delle nostre attività nel campo della sostenibilità, dunque economica, ambientale e sociale. Collegata rispettando questa tripartizione dell'attività della cattedra, noi abbiamo attivato un master che si chiama un master sulla sostenibilità socio-economica e delle filiere agroalimentari. Lo stesso titolo del master identifica quello che è il nostro campo di applicazione di attività, che è l'introduzione di criteri di sostenibilità all'interno dell'intero processo di produzione, distribuzione e consumo del cibo nei territori. Ora, questo master ha l'ambizione di fondere diversi saperi e conoscenze scientifiche, da quello economico a quella sociale, a quella agronomica, a quella agraria, a quella della comunicazione. Il master si regge essenzialmente su tre grandi pilastri, quello dell'educazione, della formazione e dell'approfondimento dei temi socio-economici legati a produzione, distribuzione e consumo di cibo, una parte dedicata essenzialmente all'approfondimento delle tematiche legate alla produzione del cibo dal punto di vista dell'agricoltore e del contadino, per cui allora abbiamo tutta una parte agronomica che verrà fornita, insegnata nelle maniera diciamo più semplici ai nostri studenti per capire qual è la complessità della filiera e delle attività che stanno dietro alla produzione di cibo. Infine, un terzo elemento è quella della comunicazione, ossia noi vorremmo formare degli studenti, dei professionisti che siano in grado di comunicare le qualità migliorate del cibo, le filiere all'interno, la filiera, cioè la sostenibilità della filiera, così come questa è stata riorganizzata secondo i principi della sostenibilità, e il fatto di far diventare dunque i prodotti di questo tipo di sensibilità, di questa nuova sensibilità applicata al cibo, conosciuti a livello del grande pubblico e apprezzati per la loro genuinità e sostenibilità ambientale.